Ho distrutto la fotocamera. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale, amici miei. Per chi non l'avesse capito, ho scagliato delle penne, perché si chiama scagliapenne, quindi ho scagliato... Ma vaffanculo, porca troia. Amici miei, siamo tornati quest'oggi qui su YouTube e dato che non possiamo sempre portare mazzi belli, forti, competitivi da giocare, oggi ragazzi vi porto il mazzo probabilmente più divertente dopo quello che uscirà nei prossimi giorni che abbia giocato da quando è uscita l'espansione. Quest Shaman con lo scagliapenne. Io personalmente allo scagliapenne avevo dato pochissime stelle e anche qui di nuovo mi sono sbagliato stranamente, ma devo dire che in questa lista lo scagliapenne fa delle cose veramente porche e regala tante soddisfazioni. La lista la trovate in descrizione e andiamo subito a vedere ragazzi i primi game. Ovviamente prima di iniziare vi invito a lasciare un potente like tatticone per supportare il Polà, il canale, il video, lo scagliapenne, la webcam che dovrò comprarne una nuova. La Sony Alpha ormai è esplosa e sta esplodendo ogni giorno sempre di più. Se volete supportarmi mi fa tanto tanto piacere. Iniziamo subito, così appena iniziamo il game vi sponsorizzo anche Raid Shadow Legends. Let's go amici miei. Andiamo. Allora amici miei, primo game. Allora vado a fare un po' di zoom tattico. Ragazzi, questo mazzo è una figata. Allora innanzitutto io prima di iniziare vi invito a lasciare un like, perché io so che avete skippato la intro. Visto che è tornato skipperino mi fa piacere se lasciate un likeozzo antartico al video. Visto che questo mazzo è veramente fenomenale mi invito veramente a giocare o almeno a provarlo. Sostituite le leggendarie, ma provatelo perché regala un sacco di soddisfazioni. La seconda cosa, ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi invito veramente, anzi vi prego, visto che stiamo per fare l'ennesimo record su Raid Shadow Legends, a scaricare appunto in descrizione Raid Shadow Legends. È un gioco gratis per telefono e PC. Se lo scaricate avrete un importante bonus allo start. Fatelo perché il gioco è figo, merita, e se ne scarichiamo altri 99, 90, 101 anzi, facciamo un ulteriore record. Sarebbe il terzo record che faccio su questa sponsorizzazione. Però la faccio fare a voi mentre vi guardate il video. Secondo me potete scaricarlo. Signori miei, il mazzo di oggi è Quest Shaman. Allora, mi avete chiesto in diversi di portare Quest Shaman. Io onestamente, visto che come sapete nei commenti potete chiedermi che mazzi devo portare, quindi anzi lasciate un commento relativo a che mazzi devo giocare, io non sapevo come portarlo Quest Shaman, no. Sto cazzo di Quest Shaman ho detto, vabbè, è una cosa già vista, non mi sembra il caso. Poi, mentre stavo giocando un mazzo, non mi ricordo cosa, sono morto per 27 danni di burst a uno sciamano che aveva board vuota. Al che mi sono domandato, forse quel mazzo lo voglio giocare. Questo perché? Perché lo scagliapenne, che è la carta cuore di questo mazzo, non solo ti fa rampare la quest per terminarla presto, perché una volta che termini la quest presto poi iniziano a succedere le peggio porcate, ma allo stesso tempo viene utilizzato come finisher. Vedremo infatti nelle partite che vedremo oggi, purtroppo solamente due. Se ragazzi il mazzo vi piace, vi invito a lasciare un like, perché ne ho altre pronte, ma purtroppo durano un po' le partite con sto mazzo e quindi non voglio fare un video da 40 minuti d'estate. Quindi se ne volete altri ditemelo, che carico un altro video magari la settimana prossima. Lasciate un commento qua sotto anche relativi a quali altri mazzi se no io devo portare. E ragazzi, appunto, lo scagliapenne, come vedete, lo usi per fare del danno, rimbalzaltro in mano una volta che hai giocato una magia, perché ogni volta che giochi una magia il suo impulso magico ti fa tornare lo scagliapenne in mano per poi rigiocarlo e far andare avanti la quest, eccetera eccetera. E lo scagliapenne perché è forte? Perché una volta terminata la quest, ovviamente tu spendi 2 mana e ogni volta che giochi lo scagliapenne farà 2 danni, quindi saranno 2 danni all'andata. Poi magari giochi la nuova innervate, ti ritorna in mano altri 2 danni dopo, e voi capite che 2 danni alla volta, quando magari hai 3 spell economiche, già così un solo scagliapenne ti fa circa 6 o 8 danni. Se nello stesso turno giochiamo Cumulo Maximus, che è la vecchia epica a 5 mana 5-5, che fa 5 danni se sei overloadato, e ovviamente insieme alla quest ne fa 10, quindi tu fai letteralmente Pyroblast per quel mana. Voi capite ragazzi che è una differenza veramente importante. Io qua ragazzi non voglio giocarmi la guida della scuola prima, ovviamente, perché noi vogliamo che il nostro hero power costi 0. Però qual è il discorso? Che questo mazzo ha un po' di difficoltà. Infatti la lista che troverete in descrizione presenta 2 novice engineering, perché mi sono reso conto che questo mazzo pesca un po' a fatica e ci sono delle volte dove un po'
ti incastri, ok? Ovviamente ho tolto delle carte, che non mi ricordo cosa, ma ho tolto delle carte giuste, perché ovviamente, d'altra parte, se hai bisogno di valore, hai anche bisogno di pescare e di pescare questo valore. Perché è vero che una volta terminata la quest, tutti i lache fanno più porcate, tutti i topi fanno più porcate, rinvieni un sacco di spell, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, neanche andare a non pescare questa value. Quindi ho messo due engineering che ti velocizzano la quest e inoltre ti fanno pescare due una volta che hai terminato la suddetta missione. Lui, ragazzi, fa l'evolve, la partita sta procedendo, noi abbiamo già terminato la quest e abbiamo decisamente più valore noi in mano di lui. Avrete notato la presenza della guida della scuola che insieme alla pantara ti fa pescare due carte a umana. Prima cosa, no? Perché non sei costretto a fare l'hero power nello stesso turno, perché lo puoi presettare. Grazie per il download, signor Ginto. Mi raccomando, ragazzi, scaricate Raid Shadow Legends. Nel frattempo questo contatore è vecchio, in realtà siamo a 259, dobbiamo arrivare a 360, grazie a chiunque lo andrà a fare. Come vedete, noi abbiamo ci sono due bacchettaie, perché noi abbiamo bisogno di spell a uno, perché una volta che giochi gli scagliapenne, il modo migliore per riprenderlo in mano sono o le spell a zero, quindi per esempio il fiore che ti fa guadagnare mana o qualsiasi cosa che costa zero, l'attacco dei totem eccetera, oppure ragazzi spell a 1 che una volta giocate ti tornano in mano, cioè ti torna in mano lo scagliapenne e lo puoi rigiocare per sparare altri due danni. Noterete infatti nel corso di una partita che uno scagliapenne, sia durante la fase finale, cioè sia quando stiamo per vincere il game, sia durante il game vero e proprio, di quantità di danni ne fa circa 12. Cioè una singola carta che fa 12 danni solamente al costo di un rimbalzo è tanta roba. Ovviamente quando ne abbiamo due, le porcate sono ben maggiori. La neofita del culto è inserita perché, come il senso Storm Elemental countera veramente un sacco il rogue, vi stupirete quando vi dirò che questo mazzo perde da tutti i control, ed è una cosa che in realtà io pensavo al contrario, cioè ho perso contro Warrior, contro Priest, contro i Lander Mage. Contro i control ho perso, ma contro gli aggro vinco, perché lo scagliapenne in early fa un male assurdo, no? Tu lo spacchi, rimbalzi, torna in mano, rimuove altre cose. Nel frattempo si è bloccata la webcam, ragazzi scusatemi, ma quella stronzata che ho fatto del lanciare le penne è stato un errore madornale. Aspetta che facciamo così. No! Sta esplodendo la Sony Alpha. E stavo dicendo che appunto una volta contro aggro riesci a rimuovere bene per via di Sandstorm Elemental, per via della neofita che blocca il passaggio segreto, blocca backstab, blocca Deadly Poison e molto altro. E poi dall'altra parte ovviamente il Sandstorm Elemental che rimuove tutti gli stealth, fa comunque due danni a OE, e contro gli aggro le ho vinte letteralmente tutte. Ho perso solo, tra virgolette, contro i control. Cioè è assurdo per quanto mi riguarda, è un mazzo che secondo me ha così tanto valore da poter fare OTK contro i control, e invece contro control non ne ho ancora vinta una. E vabbè, ripeto ragazzi, è un mazzo divertente, non è un mazzo competitivo, ma sicuramente vi regala soddisfazioni e vi diverte. Io vi invito veramente a provarlo, perché vedrete in questa partita voi stessi quanto è figo giocare lo scagliapenne. Qui ragazzi noi abbiamo una quantità di mana incredibile, ci giochiamo lo scagliapenne, già qui vedete a zero mana lui si attiva, inizia a fare le sue porcate. Il problema dello scagliapenne è che quando lo giochi, data il suo valore presente nel deck, sei sempre obbligato a rimbalzartelo in mano in un modo o nell'altro, quindi cerchi sempre delle spell economiche o quanto più economiche possibili o comunque utili per rimbalzartelo in mano e fare in modo di poterlo rigiocare, no? Quindi noi per esempio qui possiamo prendere tranquillamente Ira della Tempesta, anche se Torrente di base è una spell che comunque pagheresti sempre uno, però Torrente devi aver presettato una spell il turno prima, non è una cosa che mi fa impazzire. Come vedete noi andiamo a giocarci il nostro scagliapenne per uccidere il 4-1, e poi purtroppo, per quello che vi dicevo prima, devi fare Ira della Tempesta per ribalzarti lo scagliapenne, che sarà molto più utile nei turni a venire, cioè i turni successivi. Scagliapenne regalerà delle grosse soddisfazioni. Abbiamo ancora due spell economiche in mano, senza considerare che abbiamo ancora la Marsh Pawn che ci farà discoverare due magie. Vi faccio notare che grazie a massima potenza noi volendo abbiamo 10 danni
Così, in un battito di uno schiocco di dita, abbiamo da fare 10 danni in qualsiasi momento. Con lo scagliapenne quei 10 danni diventano quasi sempre 14/16. Quindi in questo game è vero che non siamo... cioè, siamo messi benissimo. Abbiamo comunque completato la quest e siamo in una sorta di mirror match. Ma già avendo la massima potenza, so già che questo game si muoverà verso... ti faccio un sacco di danni nello stesso turno. Quindi magari noi dalla Marshpawn, invece di voler discoverare delle spell economiche per lo scagliapenne, potremmo cercare magari anche, sai, magari un Bloodlust, magari Lava Burst, Lightning Bolt. Insomma, i classici danni che può fare, appunto, Sciamano. Qua andiamo a prendere spell economiche per rimbalzare lo scagliapenne. Troviamo Lava Burst, che ci servirà un bel po' per fare ulteriori danni al nostro avversario. Doppio scagliapenne, uno scagliapenne in gamba tesa. Andiamo a fare l'evoluzione instabile sul nostro pezzo e poi lo scagliapenne ovviamente torna in mano. Non vado a buffare i pezzi 2-2 perché fan cagare, non vado a buffare il 3-4 perché ovviamente è l'unico pezzo già con stat di base. Ora facciamo due conti rapidi, ragazzi, no? Io ho l'Hero Power che mi costa 2. Peccato, perché con una guida della scuola qua era l'ital molto molto easy. Se io faccio Hero Power, mi costa 2, poi vado a giocare uno scagliapenne, faccio 2 danni, ok? Quindi 2 danni l'avversario va a 20. E faccio l'innervate nuovo, quindi è come se avessi di nuovo 9 mana, ok? Quindi 9 mana e ho già fatto 2 danni. Giocolo in la massima potenza, che gliene va a fare 10, ok? Nel frattempo lo scagliapenne è tornato in mano. Vado a giocare di nuovo scagliapenne per fare 2 danni. Vado a giocare Lava Burst per farne 5, mi si rimbalza in mano lo scagliapenne, lo rigioco. Scagliapenne ha fatto 6 danni, massima potenza ne ha fatti 10, getto di lava ne ha fatti 5, totale danni 21, più quella board che ho, potremmo veramente avere l'ital già in questo turno. Purtroppo, ragazzi, è sempre un macello riuscire a calcolarla, perché non sai mai quando giocare scagliapenne, quando non giocarlo. E lo gioco adesso, e lo gioco dopo, devo farlo prima della spell, dopo la spell. È sempre un macello, ok? È sempre un macello. Lui, per carità, cerca anche di ucciderci, ma se non ho fatto male i conti, adesso noi dovremmo avere, appunto, 19 danni in mano, di cui 6 solo dagli scagliapenne. Si parte sempre di... ah, è di Hero Power. Poi si attacca a faccia con i due pezzi, lui va a 19. Scagliapenne sempre il primo, ragazzi. I turni sono sempre un macello, perché devi ricordarti che per attivare massimo potenza devi essere overloadato. Quindi però il mana lo devi aver sfruttato. Però se hai già giocato l'innervazione, devi aver giocato lo scagliapenne prima. Insomma, è un mezzo macello. Qui si fa scagliapenne e si manda l'oppo a 17. Ok? Poi si fa innervate, si torna a 9 mana. Lo scagliapenne torna in mano. Si va a giocare la massima potenza e l'avversario va a 7 vite. Gioco getto di lava e poi gioco lo scagliapenne, che appunto andrà a chiudere il game. Qui scagliapenne ha fatto, no, solo 4 danni, ma è stato un pezzo che, come notate, è stato utilizzato, riutilizzato nel corso della partita più e più volte. E serve per portare avanti la quest molto rapidamente, serve per chiudere il game, serve per rimuovere pezzi, ha una versatilità incredibile, raga. Secondo me scagliapenne è veramente una gran carta. In realtà qui non vorrei dire una stronzata, ma con un'altra spell a 0 avevamo l'ital senza l'ausilio di Lava Burst, perché doppio scagliapenne ne facevano 4, spell a 1 si giocava uno scagliapenne ed eravamo 2 off l'ital, o 2-1 off l'ital. Signori, scagliapenne, quest Shaman. Next game, che è bello un po' meno di questo, un po' di più, non mi ricordo. E mentre voi lasciate un like, perché se non l'avete lasciato io vi vedo, porca merda. Sentite che voce che c'ho, pur di registrare, sentite che voce che c'ha il Polai, pur di registrare, amici miei. Quanto vi voglio bene, io potrei tranquillamente buttarvi il game già da Twitch, invece lo ricommento apposta per voi. Questo game l'avete già visto su Twitch, ma c'è il commento di Poli, quindi chissà che stronzate dirà oggi, insomma. Lasciate un like e supportatemi, per l'amor di Cristo, e per la mia voce, che ho già prenotato una visita alle corde vocali, e non sto scherzando, e anche ovviamente un scaricamento di Raid Shadow Legends, che quello fa ovviamente piacere. Signori, contro Rogue, e non è un Rogue del tutto normale, perché, no, se non sbaglio è il Tempo, Dio, non mi ricordo se questa è quella del Tempo Rogue o se è quella del Quest Rogue. Mi sembra Tempo Rogue, perché la sua partenza ha abbastanza senso essere ovviamente un Tempo Rogue, visto che il gattino lo gioca a tempo e l'aggro. Qua partiamo, ragazzi, con Trincafango. Ovviamente Trincafango ha Battlecry di darci un lacché,
che è l'Achea Battle Cry, quindi veramente si fa lo scalamento di Battle Cry, molto interessante, e in più settiamo anche già qualche pezzo in board. Purtroppo ragazzi non abbiamo un turno 2, diciamo troppo forte, abbiamo solamente la Neofita del Culto, che per carità blocca l'ausilio della coin al signor Law, perché non può fare coin dato che sarebbe molto deficiente farla. Pago un mana per avere un mana, sì, per carità, la giochi se vuoi avere, se c'hai Edwin, ma sei un po' stronzo comunque. Gioca un segreto, quindi perde probabilmente il turno per via di quel danno extra, e noi peschiamo il nostro amorevole, potente e fortissimo Scagliapenne. Andiamo chiaramente a pescare una carta perché dobbiamo sfruttare la Pantara. E ragazzi, ve lo dico, i game dove l'esploratrice avventurosa lì che ti fa pescare una carta, voi non lo trovate, fa una differenza abissale. Cioè la Questing Explorer va trovata e giocata sempre, raga. Veramente è la carta più forte del mazzo prima di aver completato la quest. Cioè ve la butto giù così perché è la verità. 2 mana, 2/3, pesco una carta e ti rampa la quest. Va assolutamente giocata prima perché sennò poi diventa una delle peggiori carte del mazzo, visto che non ha più un'attivazione in quanto non hai più una quest da sciamano, l'hai già sfruttata. Lui ha fatto un turno abbastanza strano, devo dire. Fatto passaggio segreto a turno 4 per rimbalzarsi questi pezzi, e ricordiamo che quelle 3 carte, quei 2 lacchè e quel miscreant gli rimangono. Questa cosa di passaggio segreto per me non ha senso e dovrebbe essere l'unico nerf a passaggio segreto, perché non va bene che tu possa fare un turno dove guadagni value semplicemente a un mana e te le tieni, cioè rimescolele e tante care cose, no? Però vabbè, magari sono stronzo io, anzi molto probabilmente sono stronzo io. Andiamo a completare la quest a turno 5 senza ancora aver giocato lo Scagliapenne. Abbiamo una board abbastanza interessante che rimuove, che è difficile da essere rimossa da parte di Rogue, e senza considerare che in mano abbiamo ancora massima potenza, che sarà probabilmente la nostra win condition una volta appunto terminata la quest, perché io posso fare Hero Power, una spell per overloadarmi, quindi la massima potenza, la fioritura, pam, 10 danni faccia. Cioè paradossalmente poteva essere lethal già questo turno se lui non avesse rimosso nulla, perché erano 10, 2, 2, 3, 3, era lethal proprio di board pulita. Però ovviamente non può finire così velocemente la partita, se no che cazzo di mazzo c'ha il mio Oppo se muore così come uno stronzo. E infatti l'avversario adesso gestisce un po' la board e diciamo che rende il tutto leggermente più difficile, non tanto, ma un pochino più difficile. Noi avendo già finito la quest però potremo sfruttare il valore dello Scagliapenne. Mi piace come lui vada a giocare Shadow Step a umana pur di non morire, o comunque pur di rischiare di non morire. E voglio vedere una cosa. Ah ecco, se lui non avesse messo taunt era lethal lo stesso qua, eh. Se lui avesse lasciato quel minion pulito, diciamo, senza stat, senza niente, noi avremmo avuto lethal, perché 4 danni faccia, Hero Power... Scagliapenne, massimo Innervit, massima potenza, dovrebbe essere lethal, se non ho fatto male i conti. Erano 2, 2, 2, 10. No, eravamo 2 off. Eravamo 2 off lethal, dai, non c'è un problema. Allora, qui ovviamente la board va tradata, va rimossa. Adesso noi, prima di fare la combo, diciamo, per ucciderlo, dobbiamo aspettare un po', dobbiamo arrivare a più mana, sicuramente non il prossimo turno che siamo overloadati, ma quello dopo potremmo in un certo modo chiuderla. Abbiamo lo Scagliapenne che qui probabilmente lo utilizzeremo per fare un po' di danni alla volta e abbassare lentamente il nostro Oppo, a meno che non metta della board che ovviamente necessita una rimozione, perché sai, lo Scagliapenne arriva, 2 danni adesso, poi gioca una spella, 2 altri danni, non te ne accorgi, ma poi arriva massima potenza, che è una Pyroblast, ragazzi, parliamoci chiaro, è esattamente una Pyroblast che di punto in bianco esplode e ti va a rimuovere tutta la faccia. Lui trova un minion decisamente forte, cazzo, perché gli va a spammare la che a profusione, visto che ogni volta che gioca con la che ovviamente lui ne dà un altro, quindi sta diciamo stabilizzando molto bene la board questo Rogue. Io infatti adesso non la sto più puntando a voglio vincere il game rimuovendo board, bensì voglio pushare quanti più danni possibili per poi vincere grazie a Scagliapenne massima potenza, perché lo sappiamo, Rogue, tranne qualche sculata strana, di base non ha cure, no? Non ha modo di curarsi di mazzo. Potrebbe trovare magari qualche segreto del mago che lo cura, potrebbe trovare magari qualche leggendaria con lifesteal, però di base il rogue non si cura. Infatti andare in aggressività
contro Rogue è comunque la mossa giusta che ci permette di portarci a casa di solito il game. Andiamo a prendere le spell dalla ragazza, che ce ne dà due. Avrei voluto ovviamente trovare due spell a uno, però ci accontentiamo di una spell a umana e una spell a due mana. È comunque abbastanza per far rimbalzare lo scagliapenne una volta aggiuntiva. E in realtà ero indeciso se tradare Erk, il 2-3 Gran Lake Erk, o se semplicemente smorcare. Qui preferisco di gran lunga smorcare perché, ripeto, abbiamo 10 danni di massima potenza in gamba tesissima, quindi lui è come se fosse a 5 vite al momento. Abbiamo lo scagliapenne che, come sappiamo, ne farà sempre 2 più 2, quindi ne fa sempre 4 di danni lo scagliapenne. Quindi raga, ovviamente qua preferisco di abbassare la vita all'oppo e probabilmente vincere nei prossimi turni. Qua credo che ci manchi, ragazzi, un mana, perché se io vado a fare Hero Power mi costa 2, vado a 6. Gioco lo scagliapenne, lo mando a 13. Innervate mi rimbalza lo scagliapenne. Innervate mi rimbalza lo scagliapenne, torno a... Allora, 5, 7 mana, gioco massima potenza, e però mi manca un mana. Sono un mana off dalla lethal o un punto vita off. Perché se io adesso gioco scagliapenne lo mando a 13, 5 mana, gioco fioritura, 7 mana, vado a giocare massima potenza, 2 mana e lo mando a 3, gioco scagliapenne, lo mando a 1, gioco una spell per rimbalzare in mano lo scagliapenne e però non posso rigiocare lo scagliapenne perché sono un mana off dalla lethal in questo esatto momento. Vado quindi, ragazzi, a riempire un po' la board, in realtà solo per perdere tempo, per dare modo al mio avversario di dover gestire dei pezzi invece di dover gestire la mia faccia. Preferisco giocarmi anche la Marsh Pawn, tanto il prossimo turno non la giocherò mai. E noi letteralmente, ragazzi, abbiamo lethal in mano. Al momento abbiamo letteralmente lethal in mano, perché sono 10 di massima potenza, 2 di scagliapenne, 2 di scagliapenne e 2 di scagliapenne. Quindi al momento scagliapenne ne fa 6, massima potenza ne fa 10, 16 danni dalla mano puliti e profumati. Qua ovviamente, ragazzi, adesso noi facciamo 16 danni che passano i taunt, perché sono 16 danni che vanno dritti sulla sua faccia. Se dovesse per caso anche non rimuovere la board, ovviamente sono danni aggiuntivi, però io conto i danni che vado c'ho in mano, perché è il mio burst accessibile il prossimo turno, perché quel 7-7 con taunt non lo rimuoverei mai. Lui giustamente preferisce rimuovere pezzi per giocarsela quanto più safe possibile, però non sa che la fine appunto è dietro l'angolo, perché lo scagliapenne non perdona. Hero Power sempre e comunque. Scagliapenne lo mandiamo a 13. Innervate torna allo scagliapenne. Massima potenza lo mandiamo a 3. Scagliapenne, Ira della Tempesta, scagliapenne. Scagliapenne, fucking MVP. Io, raga, scagliapenne veramente lo adoro, raga. Cioè, non so perché l'ho valutato poco in card review, ma non avevo considerato questo spot divertente, perché alla fine, ragazzi, ripeto, è una cosa più divertente che competitiva. Credo che il mazzo sia probabilmente tier 3. Forse si avvicina a essere un tier 2, ma è un mazzo un po' così. È sicuramente divertente, ma si allontana molto dai mazzi super competitivi del momento. Signori miei, scagliapenne, Quest Shaman, giocatelo che vi darà tante soddisfazioni. Amici miei, avete visto la potenza di questo scagliapenne Shaman, Quest Shaman, che regala un sacco di soddisfazioni e secondo me è un mazzo che dovete assolutamente provare, sostituendo le leggendarie tranne la quest. Secondo me è tanto divertente e fa delle grosse porcate, quindi giocate sto cazzo di scagliapenne. Io, ragazzi, vi ringrazio anticipatamente per like, commenti e condivisioni del video, e anche anticipatamente se avete scaricato Raid Shadow Legends, che come potete vedere qui siamo già arrivati a, appena passa questa cosa, siamo già arrivati a 100, 259, dobbiamo arrivare a 360. Confido in voi, ragazzi, mi raccomando, link in descrizione, scaricatelo. E ovviamente, ragazzi miei, augurandovi un buon weekend, non posso fare nient'altro se non dirvi... Yeah!